Vincenzo Nacci, ancora alla guida del Venezuela, ha rinnovato il contratto, ha rinnovato il progetto con la nazionale venezuelana di volley dopo l'esperienza mondiale. Dalla Puglia in Venezuela, ancora sulla cresta del mondo con la tua nazionale, insomma, che progetto sarà? Beh sì, è stata una bella sorpresa, diciamo, tra virgolette sorpresa, il fatto di essere stato riconfermato. Adesso il progetto continuerà e sarà importante, secondo me, ripartire da quello di buono che abbiamo fatto al Mondiale, dove secondo me abbiamo disputato un discreto Mondiale, pur essendo in un girone molto, molto forte. Adesso ripartire da lì, ripartire dalle cose di buono e cercare di arrivare a quel livello di gioco quanto prima possibile. Quali saranno i prossimi step? Adesso abbiamo a maggio, al 24-25 maggio, la qualificazione per la World Cup e quindi lì sarà importante appunto riprendere da quello che abbiamo fatto al Mondiale, perché è importante secondo me potersi qualificare a una manifestazione come la World Cup, dove parteciperanno le 12 migliori, diciamo, nazionali al mondo. Per noi è importante perché si gioca a livello molto alto, e noi cresceremo, riusciremo a crescere solamente se disputeremo delle gare, delle partite, dei tornei di questo livello. Poi ci sarà la World League. Sì, poi ci sarà la World League, un'altra bellissima occasione per poter giocare, per poter confrontarsi con le migliori nazionali e quindi fare sì che questa esperienza, che a un gruppo giovane come quello del Venezuela, possa crescere sempre di più. Quali sono state le reazioni del pubblico e anche della Federazione Venezuelana nel post-mondiale? Ma il Venezuela era 6 anni, 8 anni che non partecipava a un mondiale. Il mio gruppo, diciamo, è riuscito a vincere una partita, a muovere la classifica. Nelle altre partecipazioni non avevano mai fatto questo risultato. E quindi c'è stata, secondo me, buona soddisfazione, però anche un po' di rammarico, perché alla fine con l'Australia, nell'ultima gara ci siamo giocati la possibilità, no, di passare il turno. Sì, difficile, sicuramente difficile giocare contro una squadra come l'Australia, però ci è mancato veramente poco. Nello staff un altro pugliese, Antonello Andriani, attualmente nello staff tecnico di Matera. Hai rinnovato il tuo staff in parte, hai rinnovato anche la squadra. A breve le prime convocazioni. Che gruppo sarà quello del Venezuela? Ma prima di tutto sono molto contento il fatto di poter lavorare ancora con Antonello, perché è un ragazzo che oramai sa quello che io voglio, è un ragazzo che ha tanta buona volontà, è un ragazzo con grande capacità. Per quanto riguarda i giocatori, l'ossatura della squadra sarà quella del Mondiale, e in più ho inserito dentro Marquez e Luis Diaz, e con la speranza, no, che possano aiutare un gruppo così giovane a maturare. Quali gli obiettivi e le speranze di Vincenzo Nacci? Ma sicuramente adesso in questo momento l'obiettivo principale, no, sarebbe l'idea di poter qualificarsi alle Olimpiadi. È un obiettivo molto, molto difficile, però è un obiettivo che secondo me dobbiamo avere sempre in mente, perché solo se si ha in mente un obiettivo importante si riesce a lavorare e a crescere come gruppo. Com'è vissuta la pallavolo in Venezuela? Ma Venezuela in questo momento sta vivendo, no, tanti problemi proprio dovuti al regime, diciamo. Quindi si vive, no, in alcuni contesti molto bene, in altri contesti si vede una certa povertà. Però lo sport viene sempre, no, allo sport viene dedicato sempre molto, molto spazio, e si cerca sempre di poter creare progetti tipo quello con la nazionale di pallavolo. Non è semplice, però da parte della federazione, da parte del ministero, c'è tutta la disponibilità possibile.